Presentato nell'auditorium del Palazzo Ex Gil di Campobasso, il docufilm realizzato dalla sede RAI del Molise in occasione del ventennale della tragedia di San Giuliano di Puglia. Il docufilm ripercorre i terribili momenti successivi al crollo della scuola Iovine attraverso materiale d'archivio del TGR Molise. La testimonianza più toccante di quei momenti è quella di Veronica D'Ascenzo, sopravvissuta al crollo della scuola, laureata in scienze della formazione primaria con una tesi sui bambini con danno traumatico da stress. Il terremoto ha segnato la mia intera vita, ha segnato la mia infanzia. Purtroppo in quei momenti tutti noi sopravvissuti abbiamo sofferto e abbiamo vissuto un'infanzia difficile. A distanza di 20 anni posso dire che il terremoto è vero che ha colpito la mia vita sotto tantissimi punti di vista, ma mi ha dato anche la forza e il coraggio costantemente. Io mi sveglio con il sorriso perché penso se sono riuscita a superare qualcosa di così grande, tutto quello che mi accade quotidianamente è una sciocchezza a confronto. E il mio impegno oggi è quello di divulgare la sicurezza scolastica, di formare gli allievi all'interno delle scuole. Porto la mia testimonianza, le mie ferite in giro per l'Italia affinché un evento del genere come il crollo della scuola Francesco Iovine non avvenga mai più. Non voglio che nessun altro genitore debba piangere i propri figli all'interno di una scuola pubblica dello Stato italiano. Questo evento ha comunque colpito la storia d'Italia, ha portato a delle modifiche di legge. Per la prima volta successivamente al crollo della scuola Francesco Iovine l'allievo viene quasi paragonato ad un lavoratore. Testimoniare visivamente quel triste evento serve alla memoria, dice Antonio Morelli, presidente del Comitato Vittime di San Giuliano, che ribadisce la responsabilità di quella tragedia non è del terremoto. Ma se si nomina ancora la responsabilità del terremoto, non facciamo un buon servizio, perché i casi di crollo ci sono ancora. Gli ultimi eventi, l'Aula Magna dell'Università di Cagliari, è un'altra dimostrazione. Ci affidiamo sempre alla fortuna. Quindi bisogna dire la verità se vogliamo costruire un futuro migliore, perché la narrazione non giova a nessuno, tantomeno alla memoria dei nostri figli. E poi il commento dell'attuale sindaco di San Giuliano di Puglia, che dice: il crollo della Iovine ha evidenziato in maniera drammatica il problema della sicurezza delle scuole. Tanto è stato fatto dopo la tragedia di San Giuliano, soprattutto per come ha combattuto il comitato delle vittime. È stato fatto tanto, però come sappiamo c'è ancora tanto da fare. Proprio in questi giorni un report di cittadinanza attiva dice che più del 40% degli istituti scolastici italiani purtroppo risale agli anni 70, quindi questo vuol dire che qualcosa bisogna ancora fare. Poi anche il commento del governatore Donato Toma: nei giorni successivi abbiamo meditato insieme sull'importanza di un'Italia fondata sulle scuole sicure. Quell'immane tragedia ha cambiato la percezione collettiva della sicurezza nei luoghi pubblici e privati. Le sue parole.